Perché il gatto si chiama gatto? Nel passato il gatto non si chiamava gatto, ma veniva nominato in base a tre fattori: il suono fonetico della voce, la capacità di catturare i topi e il fatto che agitasse la coda. Il nome scelto ci fa comprendere il rapporto che grandi civiltà come quella egizia, greca e romana avevano con lui. Gli egizi lo chiamavano come il suono della sua voce, Mieu, dimostrando un legame empatico tra uomo e gatto, stipulando una sorta di sudditanza nei suoi confronti. Gli antichi greci lo indicavano invece col termine Ailouros, ovvero colui che agita la coda, e quando lo faceva era meglio starne lontani. Lo reputavano un animale dalla doppia personalità, metà domestico, caratteristica emersa da alcuni bassorilievi che lo ritraggono in casa, e metà selvatico per il fatto che era uno dei compagni della dea Artemide, divinità dei boschi e degli animali selvatici. I romani, invece, uomini dalla personalità dominante, avevano un rapporto col gatto stipulato dalla bieca necessità, quella di prendere i topi. Lo chiamavano infatti Cattus, dal latino captis, che significa catturare, che poi è il nome giunto fino a noi, Captus, ovvero cat, ovvero gatto.